Allora, innanzitutto bisogna partire dal concetto che quando venivo qui vedevo questo bel palazzo e ovviamente Roma è meravigliosa, si parla di sostenibilità ambientale. Il problema è che per riuscire a dare una risposta in termini concreti, la politica doveva pensare, secondo noi, a un concetto completamente innovativo. Poi però l'innovazione fa paura, che ci spiazza o non ci fa capire bene le potenzialità di dove una misura può andare a finire. E però soltanto l'innovazione ci poteva salvare. E quello strumento innovativo si è realizzato con il Superbonus, ricordiamoci, che è stato introdotto con il governo Conte 2 in epoca di pandemia con il decreto legge rilancio, ma era uno strumento all'inizio grezzo, vergine, non si sapeva dove mirava con certezza e quindi sono nate tutta una serie di misure come il decreto legge semplificazioni che ha introdotto la CILA, che tanto ha fatto bene. Poi alla fine, piano piano, si è riuscito a capire qual era, diciamo, il vero successo, il vero obiettivo del Superbonus e secondo noi qual è il modo giusto per poter dare concretamente l'opportunità alle persone di rendersi casa in maniera, diciamo, più sostenibile e quindi più efficientata, ma aggiungo io, come ingegnere, pure come politico, più sicura dal punto di vista strutturale. Perché quando noi ci leghiamo al concetto della sostenibilità, troppo spesso dimentichiamo che prima di mettere il vestito addosso a un malato è importante capire se il malato ha la forza fisica e in condizioni prima di potersi curare bene. Quindi c'è bisogno di portare sempre più avanti il concetto che hanno prima discusso il presidente Sassoli e il vicepresidente Castaldo, cioè noi dobbiamo dare la possibilità ai privati di potersi efficientare il fabbricato, ma devono quantomeno pensare contemporaneamente a renderselo più sicuro, perché noi andiamo comprando le case in Italia, insomma c'è questa cultura diffusa troppo spesso di pensare quanto è larga, quanto è grande una sala, dove mi affaccio e dove sono ubicato, pochi sanno quella casa quanto è sicura dal punto di vista strutturale, in un paese come l'Italia che dal punto di vista della vulnerabilità sismica è seconda a pochi altri posti al mondo. E allora ecco che Lo sa cosa. bene, anche il Presidente, insomma, ha lavorato per quanto riguarda il commissario Terremoto, insomma, dal 2016, quindi è Sì. assolutamente corretto quello che lei dice. Sì, infatti noi pensando a questo dispositivo col Superbonus ci siamo posti l'obiettivo di aiutare, e qui vado già in concreto su una misura che stiamo aiutando, il famoso Superbonus rafforzato o comunque integrativo, e qui stiamo lavorando per estenderlo con la proroga a tutto il 2025, Ah, che ci bene. sembra giusto che le persone che operano interventi di ricostruzione in zone terremotate abbiano uno spettro temporale più ampio. Per quanto riguarda quelle persone che sono poi quelle che più avrebbero bisogno di soldi per poter intervenire, e sono quelli che forse abitano proprio in quelle case unifamiliari, perché poi uno pensa alla casa unifamiliare e pensa a una bella villa, ma no, la maggior parte delle case unifamiliari sono rurali, sono ruderi, Sì. sono persone che stanno in difficoltà, magari l'hanno ereditato dai nonni, dai genitori e non sanno come intervenire. E purtroppo nel decreto legge c'era ancora oggi c'è questa postilla, cioè che lega l'intervento sulle case unifamiliari che può essere realizzato entro il dicembre 2023, purché la CILA sia presentata entro il 30 settembre 2021 e purché il tetto ISEE sia 25.000 e purché si parli solo di abitazione principale. Io qui posso anticiparvi che in maniera molto ottimistica parliamo, diciamo, del 99% delle possibilità che si concretizzi e che questo tetto ISEE venga eliminato. Questo riferimento alla CILA e all'abitazione Strideva un po' quel tetto ISEE, non è vedo. un'ingiustizia sociale, No? insomma, sembra assurdo pensare di non dare la possibilità a chi non può permetterselo di legarsi all'ISEE e all'abitazione principale e poi lasciare che magari in un attico a Roma uno che ha 10 attici in 10 condomini diversi poi lo possa realizzare, quindi va assolutamente Che è eliminato. il dottor Capaccioli questo, evidentemente. Beato 10 attici a Roma, va lui. bene. E poi ogni riferimento alla CILA pure viene eliminato come l'abitazione principale e si dà la possibilità nelle unifamiliari di accedere al Superbonus fino al 2023 purché si abbia realizzato l'avanzamento della spesa almeno, riteniamo noi, pari al 30%. Al 30%. giugno 2022, quindi se io posso avviare anche i lavori a inizio giugno, purché spendere il 30% del 30 giugno, ho diritto fino al 31 dicembre 2022. Ma questo però con l'impegno poi nel primo semestre del giugno, e quindi fino a giugno 2022, di trovare spazi col governo per altri modi per intervenire. Fermo restando, e Cioè ci tornando al sarà ancora questo Superbonus, governo, peraltro.
Se ci sarà ancora questo problema, certo, questo bisogna vedere se c'è. L'importante è che ci sia nella misura del super bonus la volontà del governo di portare avanti non tanto quel 110%, quanto quella chiave di volta, cioè il riconoscimento dello sconto in fattura, oppure lo che chiamiamo delle 3C, la certificazione, la cessione, la circolabilità del credito. Perché quella sì che è l'innovazione che noi Aspetta prima, cercavamo, esatto, e certo. speriamo che l'Europa su questo adesso, ecco, ci segua. Perfetto.